Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo in collegamento con Fabrizio Bertot, consigliere di minoranza del comune di Rivarolo per il gruppo Riparolium e segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Benvenuto Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti o buonasera a seconda di quando ci vedono. Comunque saluto davvero tutti e vi ringrazio per il servizio che state facendo. Grazie a lei. Allora, io partirei con Rivarolo come argomento. Ieri sera il sindaco Alberto Rostagno, nelle sue comunicazioni quotidiane sui social, ha detto che finora i dati che forniva sui casi positivi di Rivarolo erano il frutto di un controllo incrociato tra la piattaforma dell'unità di crisi regionale e delle ricerche personali. Adesso dice che è diventato impossibile procedere con questo metodo e ha deciso che fornirà soltanto i dati certi, frutto delle sue ricerche personali, in quanto quelle della piattaforma regionale non sono sicuri. Cosa ne pensa? Boh, non lo so, nel senso che di sicuro non c'è niente, nel senso che sappiamo benissimo che la raccolta dei dati, innanzitutto c'è il problema nazionale, no? Non dimentichiamo che tutte le volte che sentiamo parlare di morti con il coronavirus, parliamo di persone che non necessariamente sono decedute per causa del coronavirus, ma sono decedute avendo anche il coronavirus. Quindi possibilmente anche con altre patologie o per altre patologie. E quindi questo è, non dico l'errore di fondo, ma una condizione di fondo della quale bisogna tenere conto. Dopodiché è chiaro che in una realtà articolata in piccoli comuni come i nostri, è evidente che i dati possono cambiare in ragione, ad esempio, se un ospite della casa di riposo di Rivarolo piuttosto che dell'AFAS, residente ufficialmente in un altro comune dovesse decedere per motivi legati al coronavirus, dove viene imputato? Nel comune di residenza, nel comune presso il quale è domiciliato a seguito di ricovero. Quindi, ripeto, sono variazioni che effettivamente possono indurre con numeri relativamente piccoli, quali possono essere i numeri dei decessi nel nostro comune, possono indurre chiaramente delle percentuali di scostamento rispetto ad altri comuni piuttosto alte. È indubbio che è meglio avere un'indagine personale ed accurata. Io penso che lo stagno possa anche sfruttare il fatto di essere medico, quindi avere contatti con i suoi colleghi, insomma, qui. Io già solo durante l'emergenza abbiamo avuto modo di sentirci diverse volte, scambiavamo delle opinioni perché poi molte volte le cose le si sanno nella riservatezza chiaramente della privacy, del rispetto della privacy della persona. Comunque al telefono personalmente i nomi si possono fare e quindi spesso le informazioni venivano anche incrociate. Ripeto, tutto va bene, ma io continuo a dire che tutta questa corsa a dare per forza i numeri non la vedo. Io più che sapere quanti sono i ricoverati piuttosto che i decessi, piuttosto che quanti invece sono ricoverati in terapia intensiva, penso che sia più utile da parte di un'amministrazione far sapere cosa intende fare per la riapertura, perché poi io penso che il tema della politica in questo momento a livello nazionale, regionale, piuttosto che comunale sia quanti riapriranno dopo il 4 maggio, in che condizioni saranno quelli che riapriranno. Dobbiamo porci questi temi. L'aspetto sanitario penso che sia di competenza eventualmente di Rostagno nella sua funzione di medico, ma non nella sua funzione di sindaco. E secondo lei come si sta gestendo l'emergenza pandemica in città? Quali sono le criticità riscontrate, se ce ne sono? Ma in città non si sta gestendo, ci si è appiattiti su quelle che sono le misure a carattere nazionale, sono iniziate le distribuzioni dei buoni spesa sulla base di quello che è stato stanziato dal governo nazionale, peraltro assai poco. Non si sono adottate delle misure specifiche legate alle peculiarità del comune, assolutamente. Ci si è limitati alla gestione
dell'emergenza in ossequio a quelli che sono i famosi DPCM, nonché delle direttive regionali, e basta, non si sono introdotte delle misure specifiche né di supporto né di sostegno né nulla. Cioè, il comune non ha aggiunto niente di suo, a differenza di quello che hanno fatto altri comuni, d'altra parte non era obbligato a farlo, per carità, diciamo che di suo non c'è nulla se non l'appiattimento e il rispetto di quanto deciso da parte degli organismi legislativi regionali. La ripartenza economica, il territorio canavesano e non soltanto, possiamo dire l'Italia, chiedo scusa, era già in crisi prima dell'emergenza pandemica, prima della chiusura obbligatoria. Come si potrà ripartire e quali sono, secondo lei, gli spiragli, i risultati, cosa succederà, insomma? È un problema. L'Italia, come hai detto giustamente, era già in crisi prima e l'emergenza ha evidenziato quelle che sono le criticità. E questo è un problema grosso. Avevamo un grosso problema di eccesso di tassazione, avevamo un problema di scarsa domanda interna, avevamo un problema di eccesso di burocrazia. Ecco, bisogna intervenire su questi temi perché se no il rischio di non essere più competitivi nel sistema Europa e avere un sistema produttivo che non ce la fa a reggere la concorrenza anche soltanto dei nostri vicini di Oltralpe. Nello specifico su Rivarolo, sappiamo che Rivarolo è una città in cui parliamo del territorio, poi tantissimi cittadini sono pendolari, vanno a lavorare in attività produttive fuori dai confini comunali, però parlando del territorio cittadino, le attività più importanti, più rilevanti, al di là di un paio di qualche attività industriale, ma la nostra peculiarità è squisitamente commerciale. Rivarolo deve affrontare questo tema. Da questo punto di vista l'amministrazione può fare molto, anche perché Rivarolo senza commercio è morta. Cioè, ha nel commercio la sua peculiarità, quindi non soltanto in termini di, diciamo, di vitalità economica, ma parlo proprio di vitalità sociale. Se i negozi chiudono, chiude anche la vitalità della città. Se i garage che magari negli anni indietro sono stati trasformati in negozi ritornano a essere dei garage, sarebbe un problema. Il fatto che alcuni esercizi commerciali hanno già chiuso a Rivarolo e non si sa quando avverrà la riapertura totale, quindi il tempo è ancora lungo e rischia di aggravare ancora di più. Sì, il problema è che il commercio al dettaglio sta subendo in questi anni la concorrenza sotto certi aspetti anche sleale del commercio online. Il fatto di ospitare in centro a Rivarolo delle realtà commerciali importanti, come può essere l'Urban Center, quanto è stata nei 30 anni indietro la BAM, piuttosto che altri, è chiaro che servono per mantenere la vitalità nel centro e far permettere di vivere anche all'attività di vicinato. Il problema grosso è invece in questo momento la concorrenza delle vendite online, ma Rivarolo non tanto, soprattutto nei centri più grossi. Non dimentichiamo che stiamo assistendo a questo fenomeno. Faccio un esempio: i grandi marchi aprono degli store di vendita delle cui vendite può non importargli nulla, ma gli interessa come vetrina poi il fatto che poi il prodotto non sia venduto direttamente da quello store, ma viene venduto online, viene venduto attraverso piattaforme come Amazon. Al grande marchio non importa, cioè per loro il punto vendita, anche se in perdita, è comunque una vetrina di promozione del proprio prodotto, indipendentemente dallo strumento di vendita, perché lo store appartiene al gruppo stesso. Quando invece l'attività commerciale è un'attività, come nel caso delle attività di vicinato, soprattutto nella nostra città, quindi riconducibile a un'attività impropria di una persona fisica, di una società, di una famiglia, il problema è decisamente serio. Quindi secondo me bisognerà assolutamente partire con un'operazione di attenzione
azzeramento di tutto ciò che è burocrazia, di tutto ciò che è tasse, bisogna fare veramente la classica operazione di lanciare il cuore oltre l'ostacolo per portare a Rivarolo quegli elementi di vitalità, di aggregazione che permettano alla città di respirare, che permettano alle attività commerciali di seguire passo per passo la ripresa e il risveglio della città. Però bisogna obiettivamente passare, non dico a voltare pagina, ma proprio cambiare registro. Quindi iniziare a dire che tasse di occupazione del suolo pubblico, tasse sull'insegna, burocrazie di questo genere devono essere assolutamente abolite. Bisogna andare a cercare piuttosto nella fiscale del uso sui contributi e le coperture per determinati eventi, ma non possiamo permetterci di gravare perché la mia sensazione è che indipendentemente dall'emergenza Covid che abbiamo adesso, comunque avremmo avuto delle chiusure tra l'autunno e l'inverno. L'emergenza Covid rischia di far aumentare queste chiusure. Non vorrei che ci trovassimo alla fine dell'anno con un 30 o un 40% di attività commerciali che possono chiudere. Non mi riferisco solo a Rivarolo, mi riferisco all'intero territorio, quantomeno della provincia di Torino. Quindi se Rivarolo non può permettersi questa operazione perché ci rimetterebbe di più di un'altra città, perché è una città che fa affidamento per quanto riguarda la sua vitalità sul sistema sociale, sul commercio, altre città magari possono compensare con attività di diverso tipo. Rivarolo no, perché nel sistema canavese Rivarolo è sempre stata percepita come la città dello shopping, la città salotto, la città degli esercizi commerciali e dei commerciali dei pubblici esercizi. Quindi con queste peculiarità, a maggior ragione avremo puntato su questo settore. Un tema caldo del momento, il MES. Vedete, io ho un brontolo che mi tiene compagnia perché passo le mie ore al computer dove sono adesso a scrivere il secondo libro o articoli per giornali, quindi brontolo mi fa compagnia ed è un po' in questo momento il riflesso del carattere mio chiuso in casa. No, battuta a parte, il MES è uno strumento del quale si è detto di tutto di più, ho fatto un articolo qualche giorno fa sul Secolo d'Italia. Io temo che ci sia diciamo una grossa incomprensione di base. Vede, il MES è uno strumento che è nato, innanzitutto è nato nel 2008-2009, perché è nato addirittura, cioè non è, sì, hanno iniziato a chiamarlo MES dal 2011, ma prima gli strumenti erano, è l'unione di altri strumenti che sono nati per aiutare gli stati in difficoltà finanziaria. Ed è un fondo creato per, diciamo, nato per essere una sorta di mutuo soccorso per quegli stati che potessero essere in difficoltà finanziaria e che fanno parte dell'euro. Voglio anche sottolineare che non è uno strumento dell'Unione Europea, e questo non lo sa nessuno, ma è un accordo tra stati. Che poi gli stati facciano parte dell'Unione Europea, perché l'Ungheria non fa parte del MES. Il Regno Unito, anche quando era dentro l'Unione Europea, non faceva parte del MES, perché è un accordo tra stati che condividono la stessa moneta, quindi l'euro, e non necessariamente dell'Unione Europea. Tant'è vero che ha una legislazione parallela a quella dell'Unione Europea, ma non coincide. Dopodiché, a parte questa disquisizione burocratica, il MES è nato per salvare specifici stati che nell'occasione possono essere in difficoltà. Poi è degenerato, abbiamo visto ad esempio nella sua applicazione con Cipro ha funzionato relativamente bene, nella sua applicazione devastante con la Grecia che non avendo i parametri a posto ha dovuto sottostare ai vincoli della Troica, è stato devastante per la società. Il tema è questo: quando l'Unione Europea decide di inserire il MES tra gli strumenti a disposizione degli stati per la ripresa, il rischio grosso è che, siccome per regolamento, diciamo, del MES, gli stati che hanno un determinato debito pubblico, un determinato rapporto tra il debito pubblico e il PIL, debbano sottostare ai vincoli capestro della Troica, come è stato nel caso della Grecia, crea una situazione di differenze.
E quindi quello che è nato per uno specifico stato, se lo si utilizza per l'intero continente Europa o per tutti gli stati, diciamo, che aderiscono al MES, cosa comporta per noi? Noi ci abbiamo messo un sacco di soldi. Noi non possiamo accedere se no ci troviamo la Troica in casa. Tant'è vero che quando il Premier dice noi non l'abbiamo attivato, ci credo, perché sennò qualcuno da Bruxelles ci direbbe che cosa dobbiamo fare, non potrebbe essere lui a fare i cosiddetti DPCM. Ma al di là di quello, il rischio è che con i soldi che abbiamo messo noi, gli stati che invece si trovano nelle condizioni di accedere senza condizioni, potranno finanziare la loro ripresa. Perché essendo un fondo a disposizione, come pare che vogliono inserirlo tra quelli resi disponibili per la ripresa economica, e quindi non più nella sua funzione originale, che era quella di salvare uno specifico Stato che potesse essere in difficoltà, significa che noi andiamo con i nostri soldi, ad esempio, a finanziare l'economia tedesca, a finanziare l'economia francese, perché tedeschi e francesi che probabilmente non hanno il rapporto deficit-PIL, il rapporto PIL-debito pubblico che abbiamo noi, potranno accedere a condizioni, diciamo, non dico di miglior favore, ma a condizioni, diciamo, non vincolanti per la loro economia, mentre invece la nostra industria, la nostra, sarà penalizzata, perché dal momento che noi non possiamo accedere a quei fondi, non li possiamo dare alle nostre industrie, quindi il nostro sistema produttivo si troverà penalizzato rispetto al sistema produttivo tedesco, che probabilmente potrà godere di questi finanziamenti. Peraltro, finanziamenti ai quali abbiamo contribuito noi. Quindi a questo punto sarebbe stato meglio che il MES non facesse parte del pacchetto di misure messe a disposizione dall'Unione Europea sul tema ripresa dopo coronavirus. Sarebbe stato meglio che si dicesse allora rompiamo il salvadanaio, ognuno si riprenda quello che ha messo e lo utilizzi per la propria economia. Quella sarebbe stata una scelta. La quota poi invece utilizzabile per quanto riguarda le spese sanitarie è risibile rispetto a quello che invece necessita per la ripresa dell'economia. Ma il vero problema relativo all'utilizzo del MES in questa fattispecie è il fatto che viene utilizzato per una ripresa economica che lo potranno utilizzare altri e non lo potremo utilizzare noi. Perfetto, Non volevo ringrazio. spaventare nessuno. Non volevo spaventare nessuno, però purtroppo è questa la cosa. Io temo sempre molte volte i titoli sui giornali e le contraddizioni che emergono anche nel dibattito politico. Non importa chi l'ha votato o chi non l'ha votato, anche perché il MES è uno strumento, è come una pistola. Se la pistola ce l'ha un rapinatore in mano diventa pericoloso, se ce l'ha un poliziotto diventa uno strumento di difesa dei cittadini. È la stessa cosa per quanto riguarda qualunque fondo messo a disposizione delle istituzioni europee o messo a disposizione da accordi tra degli stati. Quindi il problema è la sua degenerazione, il suo utilizzo dannoso nel caso della Grecia, ottimo nel caso di Cipro. E dopodiché, io ripeto, occupiamoci di Rivarolo, mi auguro che l'amministrazione si attivi per fare quelle piccole cose che potrebbero essere anche importanti. Però se altri comuni fanno la sanificazione dei condomini quando ci sono dei casi di positività del coronavirus, se altri comuni si attivano con determinate misure di aiuto e di sostegno, facciamolo anche noi meglio. E su questo messaggio siamo in chiusura. Io ringrazio Fabrizio Bertotto per essersi collegato con noi e le auguro buon Grazie a proseguimento. voi, grazie per chi ci ha ascoltato, buon lavoro. Grazie. Continuate a seguire BTV News. Buona giornata.